Gli episodi di Pisa e Firenze, con le cariche della polizia sugli studenti che manifestavano pro-Palestina, ha riaperto il dibattito sull'identificazione degli agenti impegnati in operazioni di ordine pubblico, anche per evitare generalizzazioni, soprattutto nei frangenti in cui è più difficile l'accertamento delle responsabilità e le relative sanzioni. Nel resto d'Europa ben 19 dei 27 Stati membri hanno adottato gli identificativi, come in Francia, dove è previsto l'obbligo per gli agenti in servizio, sia in uniforme sia in borghese, di esporre un codice. Da anni in Italia ci sono numerose proposte di legge in tal senso, la gran parte presentate dopo il G8 di Genova, a cominciare dal codice alfanumerico da apporre sul casco e sulla divisa delle forze dell'ordine in servizio, un codice visibile almeno a 15 metri di distanza che renda possibile l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa. Un altro strumento ritenuto utile sono le cosiddette bodycam, montate sulla divisa all'altezza del petto da attivare nei momenti di maggior pericolo. Le registrazioni vengono conservate per 6 mesi in un server apposito e cancellate qualora non siano oggetto di indagine. Una prima fornitura di circa 1000 bodycam è già in dotazione alle nostre forze dell'ordine, ma è un numero ancora molto limitato. Da ben 13 anni il Parlamento europeo ha votato una risoluzione per incentivare tutti gli Stati membri a introdurre nuove dotazioni per l'identificazione delle forze dell'ordine.